tappa è tripartita. Prima frazione, da Roma a Terni. 4 in fuga e vittoria di De Santi, prima maglia giallorossa. Seconda frazione, Terni-Aquila. Vincitore solitario Albani. E all'Aquila in pista si svolgerà la terza frazione. 10 giri all'americana dietro motori. Stavolta vince Fiorenzo Magni. Nella seconda tappa Kubler scherza col pettine di Koblet, ma Hugo si vendica spettinando tutti in volata. Terza tappa con finale dietro motori, non questi però. E Koblet vincitore e maglia giallorossa davanti al romano Monti. Anche a Napoli, quarta tappa, finale dietro motori. Vince Okers davanti a Magni e passa al primo posto in classifica. Quinta e ultima tappa. Nella prima frazione dietro motori che conduce a Latina, Fiorenzo sfoggia abilità e perizia. Nessuno gli resiste e Okers, nettamente battuto, gli cede il primato. Seconda frazione, finale dietro motori a Caracalla. E a Roma vince Bruno Monti davanti a Okers. E Magni riesce a conservare la maglia giallorossa, vincendo per la seconda volta consecutiva la Roma-Napoli-Roma. Una rivelazione Bruno Monti, una luminosa conferma Fiorenzo Magni.